Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima attualità e molto importante, ovvero vi parlerò di chi è che manipola l'informazione. Qualcuno ha dittato gli spin doctor, in realtà vi sono delle egemonie, delle eminenze grigie che hanno questo potere molto più di quello che lo hanno gli spin doctor. Occorre sapere che al mondo vi sono delle sfere di interesse che sono intoccabili e queste sfere principalmente riguardano la sovranità nazionale degli stati, il potere di battere valuta, quindi rientriamo sempre nell'ambito dei poteri di sovranità, riguardano dei poteri forti in mano a poche famiglie che al mondo rappresentano essenzialmente delle lobby. Di potenti che sono addirittura innominabili, chi nomina questi poteri rischia addirittura di essere perseguitato. Ecco, nell'ambito di questi poteri forti vi è anche chi controlla l'informazione. L'informazione al mondo è controllata secondo uno schema ben preciso. Quando qualcuno lede uno di questi interessi dei quali fanno parte degli organismi che hanno sede essenzialmente negli Stati Uniti d'America, in Europa nell'ambito della Troica, negli Stati Uniti d'America parliamo della Federal Reserve, e sono dei meccanismi di potere economico-finanziario che egemonizzano il mondo. Noi abbiamo visto per esempio Gheddafi che è andato contro questi poteri, lui voleva creare una moneta africana basata sull'oro, una moneta che esca al di fuori del gioco del signoraggio, che assuma un valore effettivo anziché un valore nominale, quindi qualche cosa che andava a ledere gli interessi di questi paesi, paesi che in tal caso, nel caso in cui il piano del Gheddafi fosse stato realizzato, venivano costretti a pagare i debiti, a pagare gli acquisti provenienti dalla Libia, per cui gas e petrolio, con una moneta effettiva, quindi con un valore concreto. E quindi questi potenti si sentivano lesi e hanno organizzato una campagna mediatica per creare il mostro, quel mostro che alla fin fine è stato disegnato Gheddafi. Gheddafi che non era un mostro, era solamente un patriota che aveva una grande visione del mondo e voleva riportare le cose come stanno. Per cui chi è che manipola l'informazione? Quando qualcosa miri a ledere ognuno di questi poteri, partono in automatico dalla CIA, e questa è un'informazione che so per certo, delle veline che vanno in mano ai maggiori organi di stampa internazionali, che non sono tanti, sono quei pochi organi. In Italia, per esempio, abbiamo l'ANSA. L'ANSA è uno di questi organi che è succube della CIA, che ricevono delle veline dalla CIA e hanno ordine di battere questa notizia. Qualcuno obietterà su questo e dirà: sì, ma l'ANSA è difficile che riceva dei soldi per far parte della macchina della menzogna. Sì, questo è anche vero. Il meccanismo ve lo posso spiegare in maniera molto semplice. Apriamo un club, ve lo spiego con un esempio. In questo club inizialmente non tira tanto bene. Cosa bisogna fare per far sì che nel club arrivi gente? Bisogna individuare quelle 3-4 persone carismatiche in città, fare sì che queste vadino in quel club, si divertano, si sentano a loro agio. Se non ci vanno volontariamente, bisogna pagare, bisogna farcele andare. E ognuna di queste persone, essendo persona carismatica, avrà un suo seguito. Il seguito porterà altra gente e innescherà tutta quella serie di meccanismi che farà sì che quel club diverrà un club di successo. In qualsiasi paese, in qualsiasi città abbiamo quelle persone chiavi che sono seguite, persone più carismatiche, persone che sono più, che ne so, il DJ più importante, persone che sono più seguite. Basta utilizzare quelle persone chiave per far sì che a ruota seguino anche tutti gli altri. La stessa cosa vale anche per l'informazione. Abbiamo degli organi di stampa più prestigiosi,
più autorevoli, quando gli organi di stampa più autorevoli battono una notizia, creano l'effetto cascata, ovvero il cosiddetto copia e incolla della notizia da parte di TV e giornali. Non è bisogno diffondere la velina della CIA a 360 gradi e fare sapere a tutti quanti che vi sia questo sistema piramidale. Il sistema piramidale è molto semplice, va essenzialmente a dare ordine a pochi punti di informazione, quelli più autorevoli, per far sì che si inneschi questo meccanismo a cascata. Qualcuno potrà obiettare e dire sì, ma l'organo di stampa autorevole di un paese non è tenuto a rispondere dei bollettini della CIA, non è tenuto a dare un seguito a questi bollettini palesemente falsi. Il giornalista sa che sono informazioni false, perché sa che per esempio in Libia o come era in Iraq alcune situazioni era difficile che potevano accadere così come descritte in quei bollettini. Si capiva che erano bollettini essenzialmente di propaganda. Questo non avviene, non avviene alcuna obiezione, perché chi è che decide se un organo di stampa è autorevole oppure meno? Chi è che dà importanza a un organo di stampa? Essenzialmente è l'attenzione che rivolgono le istituzioni a questo organo di stampa. Un blog essenzialmente potrebbe scrivere informazioni più precise ed accurate di quanto faccia l'ANSA, ma non avrà mai la sua autorevolezza. Perché? Perché non è preso di riferimento come organo, per così dire, autorevole dal punto di vista delle istituzioni. Per cui vi è questo rapporto di simbiosi. Abbiamo questi organi di informazione standard che per una convenzione non scritta vengono additati come organi autorevoli, in cambio, in quelle poche occasioni, ma quando capiterà, loro devono propagare e diffondere i bollettini della CIA. Questi bollettini essenzialmente scattano in pochissime occasioni e sono quelle occasioni in cui vi è qualcuno, vi è qualche cosa che direttamente o indirettamente possa ledere gli interessi dei satrapi della finanza internazionale. Per cui dico anche indirettamente, perché ci sono degli episodi in cui non vi è una lesione diretta da parte di qualcuno nei confronti dei satrapi della finanza, ma vi è un effetto domino che potrebbe creare delle situazioni che in futuro andranno a ledere questi interessi. Per esempio il Movimento 5 Stelle, si sa che il Movimento 5 Stelle, volendo scavare nella verità, nel qual caso andasse al potere in Italia, provocherebbe tutto un effetto domino, partendo dall'Italia, andando poi a finire nelle istituzioni a livello europeo, andando poi prevedendo quello che potrà succedere, a mettere in discussione tutta la truffa, per così dire, dell'euro, tutta la truffa del sigillaggio, tutta la truffa di alcuni trattati internazionali. Quindi si creerebbe un qualche cosa che andrà a ledere gli interessi di questi potenti, di questi pochi privilegiati che stanno in cima alla piramide, per cui in alcune occasioni anche nei confronti di un movimento politico possono scattare dei bollettini che non partono dall'Italia, partono dall'estero, dai servizi segreti americani, e vanno a ledere l'operato di chi cerca di scavare riportando a galla la verità. Ecco, questo è quello che succede. Ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti!